Aperticara va in scena in match per regalare il primo successo interno in stagione ai padroni di casa, orfani del portiere Balducci, al suo posto Gambuti, la borghigiana per cercare invece il primo hurrah in tutta la stagione con la squadra che ha conosciuto le dimissioni di Melisano, al suo posto il vice Brigliadori per cercare di staccare l'uno dalla casella. Punti. Tra gli ospiti spiccano le assenze di Del Bono, Gavagnin, Bakayoko e Matteoni. Arbitra la gara Giuseppe Mongardi della sezione di Lugo. Il match mette di fronte la penultima contro l'ultima della classe. Si salvi chi può, insomma. Ci si aspetta battaglia vera, invece la prima azione si segnala al minuto 9. Di Filippo, da posizione di filata, scalda i guantoni in un pomeriggio solare all'estremo ospite Vandi. Lo stesso Di Filippo, 3 minuti più tardi, da posizione simile alla precedente, realizza questo tiro cross che si spegne sul fondo. La borghigiana risponde con questo tiro cross dell'ex Verrucchio Magnani. Gambuti segnala la sua presenza in campo. Ancora Perticara pericoloso al 18esimo, quando dopo un batti e ribatti il pallone giunge a Capitan Bartoletti. Per una comoda presa dell'estremo Vandi sul tentativo di quest'ultimo. Al 24esimo la borghigiana crea la palla più limpida dell'intero match. Da calcio piazzato Jega centra la traversa, probabilmente la traiettoria viene sporcata dalla barriera con il pallone che rimane vivo nell'area di rigore con una girata finale che si perde alta. Ancora borghigiana pericolosa a calcio piazzato, ma Jenga questa volta alza la mira. Squadra riposo sullo 0-0 sotto la direzione arbitrale di Mongardi della sezione di Lugo di Romagna. La ripresa mette ancora in vetrina un'interessante iniziativa sulla destra di Filippo, il numero 9, non inquadri il bersaglio, primo piano meritato per i centravanti del Perticara. Lo stesso Di Filippo, 6 minuti più tardi, cerca il gol da calcio piazzato. Vandi in tuffo nega la gioia del gol al centravanti di casa. La borghigiana si rende pericolosa a calcio piazzato, Jenga la battuta, fa e non arriva all'appuntamento con la rete. Il Perticara cerca di vincere a questo punto e Sartini va vicinissimo al gol con una sgaloppata che si perde incredibilmente al lato. Peccato davvero, perché l'azione si ripete poco dopo con cambio di protagonista, questa volta è Di Filippo a incunearsi in area di rigore, ma Vandi chiude ottimamente lo specchio della porta, nulla da fare per i padroni di casa. L'ultima azione è a cura di Capitan Bartoletti, ma la mira risulta impresisa. Termina qui una gara dove il Perticara ha creato maggiori azioni da rete, la borghigiana invece da calcio piazzato ha rischiato di sbloccarla a suo favore. Cercasi attaccante seriamente per ambedue le formazioni, una partita dove l'una deve prevalere sull'altra, si bloccano entrambe le formazioni e il sorriso dove si trova in questo caso? Semplicemente pensando che per il Perticara arriva il primo punto al Dall'Ara Varsecchi e per la prima volta in stagione non subisce gol. Per la borghigiana invece la classifica si muove di un punto, almeno si saluta la casella dell'1 rimasta in vetrina per troppo tempo.